Le un... Ma la proclamazione la faranno a lui. Questo è un video. È un video. Però non è giusto, perché a quello di Federica sei uscito tu per primo. Doveva uscire lei. Deve iniziare così, non va a iniziare. No, lo tagliamo la parte. La parte. Dicevi che non ti alzavi dalle 7:30 da un anno e mezzo. Sono cresciuto. La mia serva sta arrivando. Certo. Bravo. Bravo, la secca. Ok, ti prepari e vieni. Io ce la stiamo laureando. Ciao, 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 ciao. Fede, beh, com'è andato poi il vestito? Adesso. Ma l'ha fatto, anzi, è pure un lago. Ah, ma perché? Vedi, aggirati, dimmi. No, voglio dire. Dove ti chiami? Vincenzo. Ciao a tutti, mi chiamo Vincenzo Monte e oggi mi laureo. Noi la possiamo noleggiare, possiamo fare soldi. Sì, infatti, io la chiederò. Però non faccio scendere il nome. Possiamo cambiare anche il numero. Cambio tutto. Sì. Il dentro è uguale. No, è uguale, tanto non li vede nessuno. Sì. Di Foggia, per ricordare che non sono napoletana, sono foggiana. Cioè, mi serve l'accento. Non fa niente, perché è importante. Abito a Napoli. Sì, infatti. Mi stava chiedendo perché le chiese ce l'hanno in mano. Posso sporcare? Eccola. No, io... Vabbè, siamo sempre di essere. Sempre unica, che gestiamo. Allora, tu magari si fa la casa. A me piace. Vincenzo è andato in bagno? No, è entrato. Entrato. No, tu che fai qua? È andato a vomitare. Sì, penso di sì. Michele, domani sera devi ripetere lo stesso scherzo di 10 anni fa. Quello si è ricordato di noi dall'episodio della maglietta. Ciao, tu sì! Poi... Sto riprendendo a lei, che buono! Che c'ha cucchi tu? Non lo so!
macchina. Aspetta, 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 rimetti. Amore, che sono? Si è svegliata alle 7:30. Grazie, grazie, no. Accompagnare un percorso formativo ai nostri ragazzi e vedere coronare quello che è un loro sogno ci riempie ovviamente anche di gioia. Quindi procediamo con la prima laureanda, la studentessa Martina Mezzenga, che ci presenterà una tesi redatta con il professor Ranieri dal titolo di riabilitazione degli stupi disabilitanti degli arti inferiori nei soggetti affetti con AR, che però ci dirà di cosa arriverò. Le riabilitazioni con tecniche conservative gestiscono infiammazioni avute con il ricorso
sensazione di agio, compressione e elevazione del limite di post-trauma, utilizzo di farmaci antidolorifici, antinfiammatori e fisioterapia successivamente. Una tecnica importante è la terapia manuale osteopatica, che applica forza manuale all'azione del corpo in distinzione per portare la normalità, quindi introduce specifiche forze collettive per ridurre le restrizioni e restituire la mobilità. Queste tecniche si uniscono ai programmi riabilitativi. Questi programmi riabilitativi sono divisi in fase, come possiamo vedere in questa slide, e dobbiamo ricevere una risposta da parte del paziente ad ogni fine trattamento. Questo tipo di programma, ad esempio, è diviso in quattro fasi, dalla fase iniziale al ritorno allo sport. Nella fase iniziale, come obiettivo, abbiamo la riduzione dell'edema, l'aumento della gamma di movimento, l'aumento della forma cardiovascolare attraverso la tecnica RICE, incluso ghiaccio, compressione e elevazione, esercizi di estensione della gamba e sedute di muso. Nella fase intermedia continuiamo ad aumentare la gamma del movimento, la forza e la propriocezione degli arti inferiori attraverso esercizi della gamba del ginocchio, passaggio dalla massima flessione senza dolore all'estensione, esercizi di attrazione utili, box squat a 120 gradi, si continua con il muso. Nella fase avanzata, che va dalla settimana alla settimana, aumentiamo di nuovo la forma cardiovascolare, la forza e la percezione degli arteri inferiori attraverso degli esercizi più intensi, qua lo squat frontale, gli affondi e chi è il ritorno alla forza. Infine, ritorno allo sport avviene dopo le 8 settimane, quando si è iniziato il recupero della forza, della pressione e dell'equilibrio del paziente, saprà eseguire gestualità sportiva che sapeva eseguire in precedenza e può ritornare degli allenamenti con l'uso. La riabilitazione post-intervento chirurgico è una dire che le sezioni chirurgiche comprendono un'osteotomia sutura e travaglio del muscolo. I programmi dovrebbero essere individualizzati al tipo di procedura chirurgica eseguita, al tipo di lesione meniscale riparata e le informazioni scientifiche di base attualmente disponibili. Un obiettivo molto importante nel programma riabilitativo post-intervento chirurgico è il recuperare il controllo del quadricipite. Successivamente verranno fatte delle attività sempre più complesse, ma verranno per gradi, come ad esempio l'aumento della gamma del movimento, della forza, di eseguire le soluzioni di natura antalgica, nel salire e scendere le scale, e successivamente verranno fatti dei programmi per l'aumento della forza, della flessibilità e dell'equilibrio. Il recupero viene posticipato a 4 più mesi, e quando il paziente saprà eseguire senza dolore. Infine, una domanda che ormai si pongono quasi 150.000 italiani vittime di lesioni meniscali, è meglio operarsi oppure adottare una terapia conservativa? Diciamo che una risposta per tutti non c'è, possiamo dire che per quanto riguarda quelle lesioni degenerative si consiglia una terapia conservativa. Se il dolore persiste però dovremmo fare un intervento chirurgico, cosa che avverrà nelle lesioni di trauma sportivo, avvenute con un trauma sportivo, in un ginocchio sano. Inoltre, i progressi delle tecniche artroscopiche hanno migliorato la capacità del chirurgo di recuperare quelle che un tempo erano considerate lesioni irradicabili. Lo specialista della riabilitazione dovrebbe considerare ogni paziente in modo diverso e il paziente ha bisogno di essere educato sull'importanza del proprio ruolo nel processo riabilitativo e deve anche essere incoraggiato a modificare le proprie attività funzionali a livello della forza attuale durante il corso riabilitativo. La ricerca clinica ha posto le basi sulle quali si fonda la riabilitazione dopo la riparazione meniscale e sono necessari ulteriori studi di laboratorio e risultati clinici che convalidano strategie di trattamento utilizzati durante la riabilitazione di questi pazienti. Grazie per l'attenzione. Dal titolo il ruolo preventivo e riabilitativo nel mondo di Oshun Schatter.
rotto, praticamente si poggia così, oppure si attacca la parte che vincerà, che c'è una base. Ha valutato per contenuto ed esposizione il vostro esame di laurea e all'unanimità ha deciso le seguenti votazioni finali. Mezzenga Martina 99 su 110, Monte Vincenzo 98 su 110, Natale Luciano 101 su 110, Carola Parlante 110 su 110. Ciotti Salino 100 su 110, Tesoro Pietro 97 su 110, Volpe Francesco 96 su 110. Per i poteri conferiti dalla legge, la Commissione vi proclama dottore in scienze delle attività motorie sportive e vi fa i migliori auguri per il migliore futuro che vi possiamo augurare. E auguri anche a tutta la famiglia, alle famiglie. Grazie. Thank you.
niente. C'ho i pasticcini, andiamo fuori in macchina. Vicino in macchina. Perché c'è pure il cavolo di nuovo? Ma vi purità, vincere. Vabbè, facciamo un fotomontaggio con Photoshop. Dai, andiamo fuori. Noi, tu esci. Tu esci per ultimo, lo sposo esce per ultimo. Vince, lo sposo esce per ultimo, dai, andiamo fuori. Quale vino? Andiamo di fronte, oh, ragazzi, andiamo di fronte. Andiamo di fronte. Togliamoci dalla massa. Poi non la so, voglio in zappitù. Andiamo di fronte. Andiamo di fronte. Andiamo di fronte, che qua è pericoloso. È venuta qua. Oh, macchina. No, va bene. Fautore! Sì, fautore proprio! Non è vero! No, non è vero. Una piccola cosa! Che cosa hai fatto? Dai, facciamo le cose! Posso lasciare? Oh, il bicchiere! Dove lascia sta? Dietro, lascia, basta! Sta, non sta, non lo sta! Non preoccupare, va, scatta, andò, sta! Va, va, va! Bravo! Nazario, prendi altre bottiglie, vi stanno là i bicchieri, fai come se fossi a casa. Come se fossi a casa. Ma dove stanno anche i bicchieri? Qua. No, 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 prendi i bicchieri, prendi, andò pipì. Che là è... Vai, che là è pericoloso, va, va. Fai finire quelle. Apri là, andò, ah. Mo che non sarò più vedo. Ciao.
ora tutti sazi e diciamo da no ubriachi perché un po' di fontana fredda diciamo alticci c'è un balsico lui è un po' più alticcio di me si vede più o meno pure più di gara eccetera ci siamo messi proprio diciamo in scaletta ci siamo messi no vedi che non sono stato io Fare. Deve passare la macchina. Che c'è trovo macchina. Hai preso il secondo? No. Prova a comprare. Ma attenta, che tacchiate. No, ma dire, tocca a te ora. Ma tenga. Ho trovato la segna. Puttano. Questa è free questa. Che cos'è free? This part. Sì. Questo è il linguaggio di sì, quello moderno. Ma volevo chiedere a Vincenzo. Vincenzo. Sì, ma lui che è dottore. Vincenzo, tu che sei dottore, vieni qua e esponici un po' in inglese com'è questa festa. In che senso? È una festa free. In che senso che è un idioma anglosassone? No, stavamo parlando in inglese, hai detto padre. Oh, yes. I'm speaking. Yes, because this party is very free. It's free. Why is it free? In inglese devi parlare con lei. 20 years old. And die tomorrow I go. No, in inglese parla con lui. Sorry, I don't speak good English. Very well. Dai, Eva, acciù. Promosso. Non parla più. Non parla più. Secondo me questa è fatta. Scusa, ci fai vedere la pergamena? Dove l'hai messa la pergamena? Ma tu so. Anche se this video camera is the last time because it's a pitch anymore. Ormai è arrivato anche la sua. Sì. I know that domani tomorrow. Sì, last telecamera and sì. You. Tutto perché c'è una bellissima un più minimo stretto con tutto a 10 anni cioè tre li confrontati tre poi ha cambiato la stavo leggendo però Nazario mi fai portare i pasticcini a casa non è da te non sei più come una volta vabbè non siamo su alla fine potranno essere questo è per la teoria delle riciclo. Io facendo economia cerco di far risparmiare. Bravo! Questa basta, cioè ormai. Si vede che è uno studio. È magistrale, quindi è anche superiore a me, quindi lo studio. Chi è? Non ho capito, però sì. Va bene. Dove avete la macchina? Ma dove l'hai fatto? Dove? Aspetta, però devo uscire. Cosa sta succedendo? Come posso aiutarla? Come posso aiutarla? Mi fai una vuole farsi un selfie, ma non lo sa fare. Sì, ti piace? Chi è che non lo sa fare? Anna, dici, ci facciamo un selfie. Dai, Nazario! Conoscerti. Metti video, trova la foto. Vedi, andò. Dai, fai la foto. Dai. Come si chiama questo ragazzo? Nazario. Nazario. Vedi, andò. Ehi, sei lì. Questa è la Marina come diversa. Chiama? Come mi chiama? Vedi come? Spina. Spina. Oh, vediamo. Padrona, si fa chiamare padrona dal cellulare. Chiara si fa chiamare padrona dal cellulare. Ah sì! Il cellulare la chiama padrona. E la chiama padrona.